Ciao, sono Giovanna. Ho ascoltato il disco di Guè, mi è piaciuto un sacco, e adesso vado ad ascoltare quello di Joyer. Ciao, mi chiamo Immacolata, ho ascoltato l'album di Guè Pequeno e oggi ascolto quella di Joyless. Ciao, sono Luca, ho 46 anni. Prima ho fatto già la presentazione o l'analisi del disco di Guè Pequeno e ora ascolto le canzoni con piacere di Geolier. Ma c'è stato, mi sentivo triste, cioè la di mattina, poi per mi arrepigliamo a cattacene 7.000. Onestamente no, non lo capisco. E confesso di non conoscere. In casa sento mio figlio che canta e canta con l'accento napoletano, però non capisco. Non è un mio limite, non lo comprendo. Senza padre, senza mamma, senza un esempio a seguire, tanto guarda tanto specchio, vi regala l'esempio di un'annanza. Senza mamma, senza un esempio da seguire, quindi guardati nello specchio e vedi che l'esempio lo hai davanti a te. Ma sì, è una frase con cui non si può non essere d'accordo. Più facile da dirsi che da farsi, probabilmente, perché l'esempio è importantissimo. Orecchiabile, molto orecchiabile. Joder lo conosco più che altro per i feat che ha fatto. Non so chi sia. Questo non so chi sia. Napoletano, giusto? Non lo capisco tantissimo, sinceramente. La vita è come si portasse un mezzo. C'ho carandere, c'ho portamedia. La vita è come se portassi il mezzo. Più cadi a terra e più lo porti meglio. Sono d'accordo sì e no. Perché non sempre è così, cioè nel senso che non sempre quando si cade ci si riesce ad alzare bene, sinceramente. Quindi sono d'accordo per metà. Faccio appunto fatica a capire quello che dicono con questo genere di musica, mentre invece Pino Daniele era decisamente più comprensibile. Anche questo avrei bisogno di ascoltarlo più volte per vedere se entra nelle mie corde o meno. Non riesco a dare un giudizio in questo momento. Eravamo due che non sapevano, ma siamo due che sapevano. Ti stai brillando come accecano, ti stai rimpiantando come atterrano. È un classicone, è lento del disco, se vogliamo metterlo, che comunque in Geolier, da quel poco che lo conosco rispetto agli altri, lui è più questo stile, più lento, più cosa. Però questo proprio mi sembra classicone, con un filo di autotune su sfera e basta, direi, proprio un filo. Però ci sta. Bellissimo, mi piace un sacco, questo mi piace molto, anche se come dicevo prima non capisco molto, però mi ha preso, cioè, poi vabbè, quello che era il ritornello si capiva chiaramente, però bello. Anche se io faccio fatica a capire, però il ritmo è bellino, dai. Allora, non amo in particolare la musica napoletana, però vabbè, ci sono alcune canzoni, magari alcuni cantanti che ascolto. Non mi chiedere i nomi, ti prego, perché non so. Musica napoletana non mi dispiace, non è tra le mie preferite, preferisco magari gli indie o... però da buon conoscitore di musica, da Pino Daniele a Geolier, che forse è l'ultimo, passando da Clementino, non lo so, mi piace Rocco Hunter, non mi dispiace, ok? Chissà se tu staresti con me, anche senza cash, o suite in hotel. Cosa deve avere una canzone d'amore? Ti deve toccare qualche sentimento, qualche corda che non esiste una legge, una regola, perché sennò tutti la riuscirebbero a fare. Secondo me non è nemmeno una questione di testo, una questione di musica, una questione di duetto, non duetto. Una regola in queste cose non c'è. Si capisce che genere è, che canzone è, se vuole essere d'amore o meno, ma... se no sarebbe troppo facile, ci sarebbe un successo a settimana. Deve suscitarti emozioni, qualsiasi essa sia, perché
la forma d'amore è varia, non è solo tra uomo e donna, tra mamma e figlio. La parola amore è grande in sé, quindi qualsiasi canzone ti possa suscitare questo va bene. Amore, amore, va bene. Con tutta la cattiveria che c'è in giro adesso, la parola amore deve essere sempre presente, in qualsiasi forma essa sia. Tonight, sai triste perché rimane Monday. Vuoi sono un bottone per un replay. Puoi vivere te cose insieme a me, oppure per tornare quando ero happy. Questa è un po' meno diretta, secondo me, soprattutto per l'inizio rap napoletano, che ripeto, se uno non lo conosce bene, si perde tante sfumature. Questa mi lascia perplessa. Questa sarebbe una di quelle che devo ascoltarla più e più volte. Come primo ascolto non mi trasmette. Quando l'hai né quando dai, non va niente, rimane l'unori e sicura non mi può sentire. Non so come mai, ma mi ha ricordato qualcosa, forse perché l'ho detto prima, però mi ha ricordato qualcosa di Pino Daniele, forse questo mischiare l'inglese col napoletano e questo passare da melodico un po' anche a parlato. Molti pensano che questi ragazzi qui abbiano inventato, fatto, facciano un genere totalmente sconnesso dal passato, no? Invece poi ritorna un po' nella loro musica sotto forma di qualcosa, o loro o negli arrangiatori o nei loro collaboratori. Yeah, tu giuro che non cerca mai più. Si guardo male con me, non ci stai tu, non è mai blu. Ancora tu riesci a fare, ma non sei tu. Bella, bella. Bella, questa se avevo il testo sotto mi veniva già da cantargli dietro. Bella, 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 questa veramente mi piace un sacco. Sì, sì, allora non so se tutto il disco, è un disco che chiaramente ha l'impronta proprio melodica, totale, questa poi con dentro l'Azza e tutto, avrà fatto non so quanti di stream avrà fatto questa, perché è un altro grande classico che non può non piacere. Non lo so, magari le parole erano anche belle, però sinceramente non le ho capite, quindi non ti so dire. Come ritmo mi piaceva più la seconda, che non mi ricordo qual è il titolo, quindi mi piaceva più quella. Io ho la necessità di riuscire a cantare dietro, perché a me piace molto cantare, quindi io ho la necessità di comprendere quello che dicono e cantargli dietro. E qui mi veniva spontaneo, perché c'era sotto qualche parola e vedevo che mi veniva da cantare, perché era facile stargli dietro, e mi piaceva molto. Poi il tema di quanto durano tutte queste canzoni, perché queste sono quelle che forse ti picchiano più dentro un mese e poi dopo un po' magari ti piace riascoltare qualcosa che aveva qualcosa di diverso, ecco. Però facile, molto facile, bella, molto bella, insomma. Può farci bene o male, ora mangio a fatica sta cena di Justin. L'altro giorno ho rivisto tuo padre, ha detto che hai pianto un fiume come Justin. Spero solo tu sappia nuotare. Ah sì, no, lo riascolterei, magari, perché comunque vanno ascoltate più di una volta le canzoni per capirle bene. Però lo riascolterei volentieri. Mi è piaciuto di più Guerre, perché un po' perché lo conosco. Lo seguo, cioè conosco diverse sue canzoni e quindi Joliet onestamente non capisco quello che dice, quindi questo mi limita molto. Money forse, ecco, se ti devo dire uno, il brano che mi è piaciuto di più al primo ascolto qui è Money, al primo ascolto, contando che Chiagna l'avevo già ascoltata, poi c'è Lazza che mi piace, lì, se dovessi votare voterei Lazza.